Buongiorno ragazzi, nuovo vlog, mi sto posizionando sul tappo della mia bottiglia che se non cadete è tipo un miracolo, infatti siete tutti storti, qui indovinate chi c'è? Buongiorno! Buongiorno, Gerunever. E tu che cosa ci fai qui sul letto? Tu non dovresti stare qui. Chi ti ha dato il permesso di stare qua? Chi ti ha dato il permesso di stare qua? Gattino tutto bianco, un poco arancione. Gattino tutto bianco e un poco arancione. Dove è la gatta? Dove è la gatta? Gatta stellina? Gatta stellina dorme di là. E qui ci sono io. Tanti baci, grazie amore mio, tanti baci. Cosa fai adesso? Cosa fai adesso? Tanti baci, sì, buongiorno, buongiorno amore mio. Quanto mi piace iniziare i vlog dal lettone, ragazzi, è bellissimo così posso chiacchierare con voi e comunque stare bella. Hai il calduccio sotto le coperte. Noi oggi approfitteremo per fare un po' di beauty care e beauty routine, visto che stiamo a casa e faremo appunto qualche maschera per il viso, un po' di relax e magari mi guarderò qualche serie TV. È da un po' che non guardo Netflix e quindi ho veramente bisogno di qualche vostro consiglio, anche perché non so quali sono le serie TV che sono iniziate recentemente e quindi devo assolutamente mettermi in pari perché appunto, veramente troppo che non guardo Netflix. Oggi dobbiamo lavorare un sacco al computer, quindi è meglio forse che io mi alzi. Il gatto deve mi giro e fa. Lì c'è il reso che devo. Gatto Denver, sì. Sì, amore mio, sì, amore mio, sì, amore mio. Lì c'è il reso che devo fare da ASOS. Mi avete chiesto in tantissimi se dopo il video sui vestiti da sposa, appunto, avrei fatto il reso su ASOS. E sì, farò il reso. Dov'è Gatta Stellina? Buongiorno, Gatta Stellina! Buongiorno! Ciao, buongiorno! Piccola Stellina. Per colazione oggi vorrei fare un frullato. Ho preparato lo yogurt greco 0% di grassi, che come sapete è il mio preferito. Poi ho i lamponi. Amo, amo, amo i lamponi. Potremmo metterci anche una banana in realtà e farlo un pochino più denso. Eccoci. Amore mio, a te il frullato non piace? No, non ti piace. E poi aggiungeremo naturalmente anche un po' di latte di mandorla. Faccio a pezzettini la banana. Lamponi lavati, aggiungiamo anche questi. Ok, aggiungo un po' di latte. Bisogna sempre aggiungere la giusta quantità in modo che non venga né troppo liquido né troppo denso. E per finire un bel cucchiaione di yogurt greco. Questo è appunto 0% di grassi, quindi posso esagerare perché è appunto leggerissimissimo. Il nostro frullato è pronto, guardate che colore bellissimo, rosa, neanche farlo apposta, ma soprattutto sarà buonissimo. Adesso mi servono due mani per riuscire ad aprirlo. Gnam, gnam, gnam. Era un sacco che non mi preparavo un frullato fresco e mi è proprio, proprio mancato. Eccolo qua. Sono sempre abbastanza brava a selezionare le razioni. Ok, ci siamo. Cin cin, assaggio in diretta, super frullato di lamponi, yogurt greco, banana e latte di mandorla. Cin cin. Tra buono ragazzi. Ti dà proprio l'energia un frullato del genere. Poi il fatto che ci sia lo yogurt greco che lo rende un pochino più acido e ti sveglia. Però ci sono i lamponi e la banana che rende tutto più dolce. Ah, ragazzi, volevo farvi anche vedere che mi sono arrivate delle cosine. Questa da Benefit, come al solito Benefit ha dei pack meravigliosi. Infatti, guardate che meraviglia questa borsa con i manici tutti holographic. Bellissima, bellissima. Apriamola assieme, dice hello. Alright, ah, si può anche appendere, ma che figata pazzesca! All'interno che cosa c'è? Vediamo. È veramente bellissima. C'è la Chic Stars Reunion Tour. Che figata, io adoro i pack di Benefit. E all'interno ci sono 5 appunto prodotti
cotti in polvere. C'è la terra Dallas, la Sugar Bomb, la Cookie, questo non conosco, Cookie Georgia e Hula con il pennellino, palette con blush, bronzer e highlighter. Wow, vabbè, anche questa è meravigliosa. E ripeto, non conoscevo la Cookie, l'illuminante Cookie. Vediamo com'è. Oh wow, è super pigmentato e super illuminante, direi fantastico. Super super pigmentato anche sulla mano. Ok, ho le mani secchissime ragazzi, non fateci caso, devo metterci un po' di crema adesso, però meraviglia, veramente meraviglioso questo illuminante. E poi ci sono la mia terra preferita, la Hula, che non avevo più in full size. Poi c'è il Dandelion Twinkle, che è una polvere anche questa illuminante ed è veramente veramente stupendo. E poi altro blush che c'era nel nostro pacchettino è il mitico California, che sicuramente conoscete, lo uso anch'io molto spesso, anche se devo stare un po' attenta con questo perché è molto pigmentato, quindi rischio di avere l'effetto Heidi in 3 secondi se non sto attenta a sfumarlo bene, però ha questi riflessi dorati veramente veramente meravigliosi. E poi mi è arrivato anche questo pacchetto da Wycon, Genderless Spring Collection 2020. Andiamo a vedere la loro collezione primaverile. Wow, un sacco di prodotti. Allora c'è un fondotinta. Oh, ok, resistente all'acqua e fattore protezione 25, fantastico. Vediamo la tonalità, la NW20 purtroppo penso sia un pochino troppo scura per me, ma non ne sono certa, quindi wow, beh, molto molto bello il pack, devo dire, molto carino, a parte che ci sto lasciando tutte le impronte. Ah, ok, no, pensavo che il fondotinta fosse appunto soltanto in questo inizio della boccetta, pensavo ce ne fosse pochissimo, ma in realtà no, è assolutamente assolutamente un full size, anche se il colore secondo me ragazzi è troppo scuro per me purtroppo, quindi non penso potrò utilizzarlo questo fondotinta. Vediamo che cos'altro c'è. Erase and Rewind, c'è un concealer pen, una concealer pen, quindi una penna correttore. E poi che cosa abbiamo qui? Queste mi sa che sono matite per le labbra. Eccole qui, Borderline Lip Pencil. Decisamente sono due matite labbra, una un pochino più chiara e una un pochino più scura come colorazione. Poi abbiamo, che cos'è, un eyeliner? Sì, Calligraphy Pen Eyeliner, fantastico, sono sempre ben contenta se mi arrivano nuovi eyeliner. E poi, allora, eyeshadow, ok, ci sono anche degli ombretti, vediamo, questo è un ombretto probabilmente liquido e anche questo, ce ne sono due. Che strani ragazzi, sembrano dei rossetti, o almeno io pensavo fossero rossetti anche dal colore, invece no, sono assolutamente degli ombretti liquidi color carne. Molto interessante questo prodotto, è quasi bizzarro, ero convinta se non avessi letto eyeshadow sarei stata convinta che si tratta di rossetti oppure forse di correttori, ma non avrei mai detto ombretti liquidi. Poi che cosa c'è? Primer, ok, Waterstick Face Primer, un primer piccolino molto utile quando si viaggia, solo che c'è un po' un problema con questo primer perché è strapieno di glitterini e su di me non penso che sarebbe proprio ideale usare un primer con glitterini visto che ho la pelle mista, ed effettivamente anche swatchato è tutto sbrilluccicoso e glitteroso ragazzi, quindi se volete acquistarlo tenete a mente questo. Poi c'è un blush liquido, anche questo è piccolino e ottimo da portare in viaggio, Liquid Blush Color Drops. Il colore è anche ideale per me perché è molto chiaro e naturale, quindi mi piace. Poi, allora, c'è un mascara, il No Gravity Mascara. Eccolo qua, No Gravity. E poi, c'è una face powder, una polvere per il viso, Cool Mauve Flush. È il colore, vediamo un po'. Ok, è un duo di polveri per il viso, c'è la parte della terra che è assolutamente opaca e questo ci piace, e poi c'è invece la parte del blush che forse può essere anche illuminante. No, è decisamente un blush
Anche questo però molto naturale come colorazione, quindi ci piace, I like it. Lipstick e lip gloss, questo è il rossetto ragazzi, che devo dire mi fa impazzire come colore. Naturalmente devo provarlo per vedere com'è sulle labbra, perché i rossetti, vederli nello stick è sempre diverso rispetto poi a come ti stanno sulle labbra. Però questo colore mi piace ragazzi, è un bellissimo nude ma non troppo chiaro come piacciono a me. E poi c'è anche il gloss, che penso vada appunto ad accompagnarsi a questo rossetto, anche se il gloss lo vedo decisamente più scuro, non so se si capisce bene dalla luce, ma il gloss lo vedo decisamente più scuro rispetto al rossetto, ma comunque un bellissimo colore. Ho trovato un altro rossetto e questo direi che decisamente si accompagna molto meglio al colore del gloss, ed è un color, non lo so come lo definirei, un color carne abbastanza scuro, tendente un po' al corallo forse, non lo so, aiutatemi voi con la descrizione. Questo è tutto l'ambaradan per quanto riguarda la collezione Spring di Wycon, che si chiama appunto Genderless. Se ho trovato un altro prodotto, non era ancora finita, e questa è la Click Pen Eyebrow. Oh, ok! Non avevo mai visto una matita per sopracciglia così. Con tutte queste setole, non so se riuscite a vederlo bene in videocamera, ma ha questo particolare applicatore che sono molto molto curiosa di vedere com'è. Dovrebbe pettinare bene le ciglia e dare un effetto sopracciglia naturali. Se lo swatcho, questo è il risultato. Devo dire che ovviamente utilizzandolo magari per piccoli segnetti può risultare abbastanza naturale, non mi convince tantissimo, devo essere sincera, vedremo un po'. E poi c'è un altro pacchetto che dobbiamo aprire assieme ragazzi, ed è veramente gigantesco, è super pesante, ci sono un sacco di prodotti per capelli che andiamo a scoprire assieme. E wow, è veramente una montagna di roba ragazzi. È il brand... è Clairal, dovrebbe esserci scritto, sì, anche sul pacco. Questo è il brand e andiamo a vedere quante cosine meravigliose mi hanno spedito. Primo prodotto, Bio Genesi, questo è un fluido setificante ristrutturante con cellule vegetali staminali di mela, olio di macadamia e cashmere. Ok, interessante ragazzi. Poi, oh mio Dio, questo è... gigantesco, olio di macadamia, silky mask. Poi, allora, wow, quindi è tipo un siero, un elisir per i capelli. Ok, per i capelli, tutto è per i capelli in questo pacco. Poi, Hair Sensation, crema gel rinnovatrice. Wow, ok, interessante, un sacco di prodotti che non conoscevo. Poi, allora, sono stati veramente carinissimi perché mi hanno... veramente spedito un sacco di cosine. Allora, questo è invece uno shampoo sensitive, fantastico, per capelli secchi, sensibili, colorati, quindi direi perfetto per me che faccio i colpi di sole. Poi, shampoo gel vitalità, ok, deterge con dolcezza senza appesantire la capigliatura, benissimo, perché io ho capelli molto sottili, quindi... si appesantiscono facilmente. Poi, sempre della stessa linea Biogenesi, c'è un'altra maschera. Questa è la Camellia Luxury Mask. Wow, ragazzi, ho una mega scorta adesso. Poi, questo Hydrating Shampoo, sempre della linea Olio di Macadamia. Vabbè, fantastico. Spero che non contengano sale, perché come sapete... per via della cheratina che faccio ai capelli non posso usare prodotti che contengono sale, anche se da un po' che non faccio la cheratina, ma no, non contiene sale, quindi in ogni caso anche se faccio la cheratina posso utilizzarlo, fantastico. Poi c'è questo Silky Serum, sempre della linea Macadamia Oil. E poi sono sempre emozionata come una bambina, mi arrivano questi regali meravigliosi. Poi c'è il Silk Fluid Multivitaminic Hair Smooth, fluido effetto seta, wow, anche questo pack, penso che naturalmente siano della stessa linea questi. E poi, ok, c'è anche un beauty case, shampoo ai semi di lino da viaggio. E poi
Cream Eye Semi di Lino. Maschera nutriente, benissimo, perché mi servono sempre questi mini size da viaggio. E poi c'è appunto la, la spazzola del brand. E poi Corn Milk Conditioner, questo è un balsamo spray, immagino senza risciacquo. Sì, infatti non va risciacquato. Ok, e ce n'è anche tanto di prodotto, qui è parecchio grande. E poi che cosa abbiamo ancora? Due prodottini. Allora, questo è un fluido magico 12 meraviglie per i tuoi capelli. Ok, Elisir anti-age idratante volumizzante, ok, ha un sacco di proprietà fantastiche, quindi vedremo, speriamo che sia ottimo come dicono, perché i miei capelli ne hanno veramente bisogno. E poi qui c'è una box. Fluido vellutante della texture leggera, dona uno straordinario nutrimento ed un'eccellente idratazione ai capelli. Fantastico, veramente fantastico. Sono appunto queste fialette. Che carine, sono appunto queste fialette. Quindi grazie davvero a Cléral per questo meraviglioso, meraviglioso regalo, ragazzi. Non credo di aver mai ricevuto così tanti prodotti per capelli in un'unica volta. Comunque in questo video io, ragazzi, volevo in realtà darvi anche una notizia molto importante. E perché sto cercando casa nei Paesi Bassi, sto cercando casa vicino Amsterdam, appunto ad Alkmaar, e mi sto informando appunto sul trasferimento e su tutto quanto. In realtà ho trovato già anche una casetta che mi piace moltissimo e che ho già contattato, quindi adesso vi farò vedere qualche fotina con molta molta emozione. Vi sto dicendo tutto questo perché, come potete immaginare, e vi appoggio qui un attimo, state fermi, non vi muovete altrimenti cadete, siete sullo specchio, come potete immaginare è una scelta di vita importantissima, lo sapete. Io ho vissuto 5 anni nei Paesi Bassi, già in Olanda, e è un paese che amo, mi sono sempre trovata così bene, e adesso ho deciso che è veramente arrivato il momento per me di tornarci, perché il solo pensiero di tornare appunto in queste città che sembrano più dei paesini con la mia bicicletta, ed è anche il momento perfetto dell'anno in primavera appunto, quindi sono molto emozionata. Adesso naturalmente è un processo, non voglio dire tanto complicato, cioè tanto lungo, però è un pochino complicato, ci sono diverse cose che bisogna sistemare, però è molto fattibile anche, quindi non penso nemmeno che ci vorrà tantissimo tempo. Adesso vediamo un attimino, come al solito vi tengo aggiornati, mi sto emozionando naturalmente, però volevo appunto farvi vedere qui al computer in particolare una casetta, quella che appunto vorrei riuscire ad accaparrarmi, e per la quale ho già preso appunto i contatti e le informazioni. Per il momento naturalmente sarà una casa in affitto, perché voglio fare le cose con calma e quindi voglio naturalmente vedere un pochino come mi trovo eccetera, quindi per il momento andrò in affitto, poi non escludo prossimamente di comprare casa. E sì, ok, vi faccio vedere. Aiuto, sono emozionatissima, si capisce? Ok. Questa è la casetta di cui mi sono innamorata e credo sia meravigliosa. Notare la panchina davanti casa, questo è l'ingresso. Ragazzi, i prossimi vlog potrebbero essere esattamente da questa casa, quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, ok? Perché questa tra le case che ho visto è proprio la mia scelta numero uno. Vabbè, questo è il bagno, lo sapete, lì sono tutti staccati i WC dal bagno vero e proprio. Non so come mai, ma in Olanda sono tutti tutti così, ho cambiato tante case e sono tutti così i bagni, anche in quelle appena costruite. Ok, questo è, qui c'è il soggiorno e qui più avanti c'è la sala da pranzo. Demelza andrà a vedere questa casa per me, visto che io sono impossibilitata di muovermi al momento. E poi appunto questa è l'altra parte con il soggiorno, qui c'è l'ingresso, la stufa, altri dettagli. Questa è sempre la parte con il tavolo da pranzo, la sala da pranzo praticamente, la zona pranzo direi, ok? Anche la porta mi piace, molto bella. Qui appunto c'è la vista sul canale, le casette di fronte. Questa è la cucina. Sempre la cucina,
Questa è la parte lavanderia prima di uscire poi verso il giardino, quindi la parte dove stanno l'asciugatrice e la lavatrice e i vari, insomma, una specie di ripostiglio, quindi sempre molto utile. E poi questo è appunto, questa è una parte del giardino che è piccolino, ma mi piaceva l'idea di averne uno, non necessariamente troppo grande perché non voglio, non so prendermi cura troppo, quindi non vorrei una cosa troppo impegnativa, però così piccolino mi piace molto. E poi sto già pensando in realtà di metterci qualche tavolino, qualcosina, un barbecue, vedremo. E poi questa è, questo è il piano superiore della casa, con appunto la stanza da letto. Qui ci sono, ce ne sono due in realtà di stanze. Qui c'è, mi piacciono un sacco queste finestre, così, non so come dirlo, sul tetto, praticamente spiovente. E poi appunto qui ci sono le scale, qui ci sono due armadi che mi sembrano molto interessanti e spero di poterci mettere tutte le mie scarpe in questi due armadi, devo vedere un attimino com'è. E poi qui lo vedete, c'è l'altra parte della stanza, ok, questa invece è l'altra stanza, qui dietro noi c'è il letto, questi sono gli armadi di cui vi parlavo che sono molto interessanti, qui appunto si sale su per le scale. Questa è l'altra stanza, c'è sempre al secondo piano, c'è una scrivania e sempre la vista sul canale, meravigliosa. Voi ragazzi non sapete quanto sia importante avere una casa sul canale in Olanda, è un lusso. Ok, poi questa è l'altra parte della seconda stanza, qui appunto c'era la scrivania, qui insomma è vuoto. Io qui ci farei in realtà la cabina armadio, pensavo di fare una stanza unica se è abbastanza grande, naturalmente questo è da vedere, ma se è abbastanza grande, con il fatto che ci sono anche gli armadi, quelli appunto tra le due stanze, potrei forse, qui anche vedo c'è un po' di spazio, quindi devo un po' vedere. Il secondo piano lo farei solo stanza da letto e poi tutta una bella cabina armadio grande con anche la postazione trucco. Quindi unirei la cabina armadio e il mio studio tutto in un'unica stanza grande appunto. E poi qui c'è sempre, l'abbiamo vista, e poi questo è il bagno. È stata tutta completamente ristrutturata nonostante sia una casa naturalmente antica del centro storico. Poi qui c'è la doccia, non c'è la vasca, ho visto purtroppo, però c'è la doccia e anche qui è tutto nuovo. E poi ok, qui c'è l'altra parte del bagno. In realtà è strano perché qui vedo che c'è un altro WC, mi sto rendendo conto in questo momento che ce ne sono due, ok. E poi questa è la facciata della casa, che sarebbe questa. Questa è la zona del giardino, se non sbaglio. No, il giardino sta, no, sta qua a lato, mi sa c'è il giardino, zona lavanderia, e poi questa è la casa. Eccola qui, sarebbe questa qui, ragazzi, con questa parte qui, quindi questa è sempre da un'altra prospettiva, che carino, mi piace troppo questa entrata così, non lo so, troppo carina. E questo è il canale e questa è la casa. Quindi, come potete vedere, non appena ho intavolato il discorso mi sono emozionata tantissimo, perché naturalmente è una cosa a cui sto pensando da ormai un mesetto e mezzo e sono molto emozionata per tutto. Ce n'è un'altra che mi piace moltissimo, che voglio farvi vedere, anche se questa, vi devo dire, è la mia scelta numero uno, ma vi faccio vedere anche un'altra che è molto carina. Eccola, questa è la parte esterna con il cancelletto, c'è un piccolo cortile privato e qui c'è la porta d'ingresso. Questa è la zona giorno e il salotto. Mi piace un sacco questa finestra fatta così, ad arco, no, non è ad arco, come si dice, cioè avete capito, non è dritta praticamente, non so come spiegarlo, ma queste finestre mi sono sempre piaciute un sacco così. Poi c'è l'altra parte, insomma qui c'è la zona da pranzo e poi lì lo vedete, qua dietro si esce per andare nel giardino. Questo è il giardino. Questa è la cucina, anche questa è stata recentemente ristrutturata, in realtà guardavo solo appunto case abbastanza nuove per quanto riguarda l'interno. Ok, altra prospettiva della cucina. E c'è il bagno e anche qui la piccola sala WC, come si chiama, il piccolo WC, anche qui mi piaceva di più l'altro rispetto a questo. Però la camera da letto è molto bella e anche il parquet è molto bello.
E poi questo è il bagno. Qui, ragazzi, c'è la vasca. C'è la vasca e questo mi ispira parecchio. Mi ispira parecchio. E c'è anche la doccia. Il bagno di questa mi piace di più rispetto all'altro, però è l'unica cosa. Appunto, è molto bello il bagno. La vasca. Ok. Qui c'è un'altra stanza da letto, anche questa mi piace molto il fatto che ci siano le finestre da entrambi i lati perché fanno un sacco di luce e mi piace moltissimo anche che il soffitto sia così alto. Questa è la vista dall'esterno. Non vi ho detto però che questa ha una cabina armadio che non si vede nelle foto, però nella descrizione c'è scritto che hanno una cabina armadio, quindi anche questa andrò a vedere sicuramente. Poi ci sono altre due che vorrei andare a vedere, ma credo che non facciano per me, una è un pochino troppo piccola, dell'altra non mi convince la posizione, che è anche molto molto importante. Non vedo l'ora di tornare sulla mia bici, ragazzi, e se mi seguite dai tempi di Amsterdam devo dirvi che sì, ho ancora la stessa bicicletta con la cassetta rosa fucsia davanti, quindi questa era una cosa molto importante che volevo dirvi, e adesso che l'ho fatto sono molto curiosa di vedere che cosa vi direte. In molti mi avete detto: Nicole, torna in Olanda, eri così felice lì, e naturalmente non è una cosa semplice. C'è una cosa che sto ponderando molto molto bene, ma penso che per il momento sia una cosa che, visto che quando penso di tornare a vivere lì ho una gioia immensa, penso che questo stia a significare qualcosa. Nonostante io comunque ami l'Italia e abbia comunque un sacco di amici e la famiglia qui, ma sapete che anche quando abitavo in Olanda ero spessissimo in Italia perché viaggio sempre moltissimo, quindi torno spesso anche a Milano per lavoro, quindi in realtà sono sempre in viaggio, però avere base stabile appunto in Olanda. In questo caso andrei ad abitare ad Alkmaar, vicino ad Emelza, che insomma vicino, nella stessa città, come sapete è più o meno a una mezz'oretta di distanza da Amsterdam ed è un pochino più tranquilla, però al contempo se voglio andare ad Amsterdam posso tranquillamente raggiungerla appunto in mezz'oretta, quindi sono molto molto felice e emozionata per questo nuovo capitolo enorme della mia vita, ragazzi. Voi mi seguirete in tutto, trasloco, in tutto, tutto, tutto. Quindi preparatevi per un sconvolgimento totale di tutto e per delle emozioni forti. Quindi, ok, questo è quanto. Adesso calmiamoci un po', respiriamo perché mi sto emozionando, ma sono veramente in un momento della mia vita che voglio riscoprire me stessa, stare con me stessa, pensare un pochino al mio benessere, alla mia serenità, e mi sono soffermata un pochino a pensare a quello che volevo e questo è quello che voglio. Quindi, sì, questo è quanto. Adesso facciamo un po' di pamper routine, ragazzi, ok? Andiamo a fare una bella maschera per il viso perché continuo ad avere un sacco di punti neri. Quindi utilizziamo questo tempo a casa per curarci la pelle. Gatta Stellina? Gatta Stellina, torniamo in Olanda? Gatta Stellina. Gatta Stellina. Gatta Stellina, sei diventata chiacchierona. Più vecchia diventi, più chiacchierona diventi, amore mio. Oggi vi metto in una prospettiva diversa in bagno. Ragazzi, faremo la mascherita piperita. No, si chiama Mask of Magna Minzy. La chiamo ancora con il vecchio nome di Lush, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Amavo questa maschera, quindi sono troppo troppo contenta di tornare ad usarla. E poi volevo utilizzare anche due prodotti, due maschere Kiko, una è per gli occhi e una è per le labbra, e sarà la prima maschera labbra che uso nella mia vita, quindi sono molto curiosa in realtà. E oggi è proprio full on beauty routine, ragazzi. Ok, posizionati per bene e adesso la nostra maschera. Ah, che buon profumo. Diventa, se avete la pelle mista, non vi consiglio di usarla più di una volta a settimana, mentre se avete la pelle grassa, anche 2 o 3 volte potete usarla. Ricordatevi sempre che fa anche un po' da esfoliante perché ha dei chicchetti che, se non ricordo male, sono tipo fagioli. Quindi correggetemi se sbaglio, aiuto! Aiuto! Ok, abbiamo salvato il patch. Tra l'altro vi sto guardando nel monitor della videocamera e non vedo niente. Proviamo com'è questa Prepping Lip Mask di Kiko. Voi avete mai provato una maschera per le labbra? Se sì, fatemi sapere se funzionano davvero, perché per quanto mi riguarda non ne avevo mai provata una.
Allora, bisogna togliere la carta protettiva. Oh wow, ok, ma questo è fatto per le labbra di Angelina Jolie, tipo, vabbè che. Anch'io non scherzo, ma queste sono gigantesche. Ok, sto realizzando che se metto la maschera poi non vi posso più parlare, ragazzi, quindi ho anche la batteria che si sta scaricando, quindi la metterò un pochino in carica. E nel frattempo lasciamo agire il tutto 15 minuti. Sono passati 15 minuti e posso andare a risciacquare la maschera e possiamo togliere anche i patch. Ho tolto naturalmente anche quelli alle labbra e devo dirvi che le sento, a parte pezzetti di... Ok, devo dirvi che le sento molto più morbide ed idratate, quindi secondo me funziona. Adesso sciacquo tutto quanto perché la maschera si è già asciugata, faccio anche un po' uno scrub massaggiandola sul viso e appunto possiamo togliere anche i patch. Devo dire che questi della Kiko, sia quelli per gli occhi che quelli per le labbra, mi piacciono molto perché hanno una specie di retina che li rende più resistenti, mentre alcuni patch si sgretolano letteralmente tra le mani. Questi sono molto resistenti, quindi I like them. Ho una bellissima sensazione di pelle pulita, ma non, come potete vedere, non mi ha fatto irritazioni nonostante sia un prodotto che da fare un leggero scrub. Quindi sono molto 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 contenta. Adesso andiamo subito ad applicare l'idratante e come crema occhi userò questa della Ten Science, mi sa che si chiama Ten Science ed è appunto un contorno occhi e labbra all'acido ialuronico. Abbondiamo sempre con il contorno occhi, ragazzi. Quello che avanza, appunto, lo mettiamo sul contorno labbra. E poi vado a stendere questo siero di Dior, questi sono fantastici. E questo è il siero illuminante. Mi piace picchiettarli per bene in modo che si assorbano bene in profondità. State approfittando anche voi in questi giorni per dedicarvi un po' alla skincare e alla cura del corpo. Secondo me è un'ottima cosa da fare. In realtà volevo farvi vedere anche questo che mi sta piacendo tantissimo, perché questo è quello illuminante, questo invece è quello liftante anti-age e come potete vedere sto per finirlo, quindi significa che mi piace veramente tanto. Ok, adesso con la skincare siamo a posto e vado a montare il video, ragazzi, che dovrà essere online più tardi, quindi mi metto un po' al lavoro al computer. Ok, il video è finalmente online, ho finito il montaggio. Non pensavo ci avrei messo molto, ma ci sono stata tantissimo tantissimo tempo, quindi adesso in realtà mi sto strafogando di questi gran pavesi, le sfoglie classiche cotte al forno, ragazzi, sono strabuoni, stanno diventando quasi una droga. Infatti ho praticamente finito il pacco, ma sono troppo troppo buoni. Vediamo cosa abbiamo in frigo, cosa posso preparare per cena. Se sentite questo rumore fastidioso, perdonatemi, ma è l'asciugatrice, ma sto approfittando per fare biancheria, lavare, lavatrice, eccetera, eccetera. Vediamo un po'. Allora, ho preso le chele di granchio che mi fanno impazzire e questi gamberoni surimi, che potrei seriamente mangiare perché questi sono molto molto buoni. Oppure abbiamo ancora, ragazzi, i triangolini della sfida, ma preferirei evitare, li darò a qualcun altro perché non mi fanno impazzire, come ben sapete. Gatto Denver, tu la pappa l'hai già fatta, tu la pappa l'hai già fatta e poi guarda, hai la ciotola piena e anche il tuo Cat Activity è pieno. Gatto Denver adora questo, si chiama Cat Activity e io praticamente lo riempio di crocchette e lui poi si diverte a giocare per tirarle fuori, quindi deve fare un po' di fatica per aggiudicarsi le crocchette. Dio amore mio. Cena molto da single, ragazzi, andremo a preparare questi quattro salti in padella, sono i bucatini alla matriciana, li ho presi in realtà perché erano in super offerta ed è tipo dai tempi delle superiori che non mangio i quattro salti in padella, ce la posso fare. Però oggi, visto che è una cosa molto semplice e non mi va di cucinare, mangeremo questi. Ho appena parlato al telefono con una mia amica per oltre un'ora, ragazzi, quindi perdonatemi se vi siete skippati tutta la parte della cena, ma ero al telefono mentre cucinavo e poi ho mangiato con lei al telefono. Io mi butterò nel lettone. Qui, come vedete, c'è già un intruso. Chi è l'intruso? Garou Denver. Chi è l'intruso qua? Garou Denver. Amore mio, amore mio.
Amore mio, il mio computer è pronto e mi vedrò l'ultima puntata di Avanti un altro, sperando che sia già online a quest'ora. Mi guarderò l'ultima puntata di Avanti un altro e poi nanna, ragazzi. Quindi vi do la buonanotte già adesso. Un bacio grandissimo da me e da Gatto Denver. E a domani. Ciao. Ciao.